volto. È Gesù, vivo, splendido. Mi butto alle sue ginocchia per baciarlo, accarezzarlo, e lui mi accarezza i capelli, mi lascia sfogare. Ho il cuore che batte a mille, tremo dalla felicità. Lui mi solleva, mi guarda a lungo dolcemente, poi mi dice: non mi trattenere, Maria, devo andare. Ci vedremo presto. Dillo a Pietro, Giovanni, Andrea, dillo a tutti. Poi, col sole davanti agli occhi, il suo corpo si fece puro splendore e non lo vidi più. Ma dentro di me la gioia era più forte di prima. Sentivo moltiplicarmi le forze, mi sentivo di fuoco e nello stesso tempo fresca, leggera. Correvo, volavo. Mai, mai nella mia vita ho provato queste emozioni. Mai ho capito come allora cos'è la gioia. Di Cristo, la rivoluzione dell'uomo, la rivoluzione delle donne. Noi donne amiamo dare la vita, odiamo la morte e tutti coloro che la danno a ciò e a chi ci è caro. Prima di Gesù c'era una sola legge, la legge della morte, la legge della spada, della violenza, del proprio interesse, dell'indifferenza. La legge non dà la vita, la toglie. Al posto della spada, lui ha messo il calice, il vino e il pane, il frutto del lavoro e l'ebbrezza della gioia, tutto ciò che dà la vita e non la toglie. Oggi, qui, ai piedi di una collina, oggi la rivoluzione dell'amore continua tra noi. Oh, happy day. Happy.